Senza reti il derby tra Chieti e Vassese, ma una gara ricca di emozione allo stadio Angelini, un punto a ciascuno che muove la classifica, la squadra di Chianese mantiene una lunghezza di vantaggio sui biancorossi, tornano all'Angelini, tifosi della Vassese concessi loro 120 italiani prima della sfida, premiati dal comitato per il centenario ex Volti Neroverdi, Berlanda, De Eustachio, Masciantonio e Lucarelli, attuale tecnico della Vastese che a Chieti ha lasciato un ottimo ricordo, riceve gli applausi dell'Angelini, due promozioni dall'eccellenza alla Serie D ed una permanenza in quarta serie la scorsa stagione con i teatini. Cesario subito pericoloso guida l'attacco del Chieti con la partenza di Pietrantonio, il nuovo capitano, e Spinelli. Il Chieti rivitalizzato dopo la vittoria con il Roma City si salva sulla linea la Vastese, Altobelli sulla conclusione di Cesario, originario di Vasto, chance da una parte e dall'altra colossale, quella sprecata da Greselin tutto solo davanti a Serra, scheggia la traversa, il portiere nero verde può solo osservare. Torna all'attacco il Chieti, partita molto gradevole, manca solo il gol. La Vastese nel primo tempo risponde colpo su colpo, 3-5-2 il modulo proposto da Chianese dopo i buoni risultati riscontrati nel secondo tempo della sfida con il Roma City. Animi accesi dopo il duplice fischio di Domenico Mallardi della sezione di Bari, che a fatica riesce a riportare ordine, squadre che rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 0-0 con le immagini di Galvano Coppa. Se nel primo tempo la Vastese cerca il blitz, nella ripresa il Chieti produce maggiori occasioni per sbloccare il risultato, clamorosa quella sulla testa di Michele Riosa che colpisce di testa la traversa a un passo dal gol del vantaggio. Il Chieti si salva del giudice, ma sul corner qualche istante dopo in favore della squadra neroverde ancora Altobelli a salvare sulla linea, decisivo il difensore biancorosso per la seconda volta. A portiere battuto si rivede la Vastese, qui Ricciardo che poco dopo verrà richiamato in panchina da Alessandro Lucarelli, fioccano i cartellini, Mallardi ha il suo da fare nel corso di una sfida, quella del derby, piuttosto spigolosa, quindi problema fisico per Marino, al suo posto c'è spazio per Citanu, il Chieti inserisce un attaccante ma il protagonista è il portiere, in pieno recupero salva il risultato Serra con un intervento prodigioso su Busetto. Vastese nel finale vicino al gol che sarebbe valso una vittoria, ma può bastare così. Terzo 0-0 consecutivo tra Chieti e Vastese, il derby finisce in parità.